Minuto 88, cioè, ma si gli ultimi minuti live di Atalanta Lecce, che al momento sta sul risultato di 1 a 0. E andiamo a commentare la gara in live. Prima di tutto, like, commenti, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi aspettate, fatelo. E se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, se fosse atalantini, tipo se leccesi, e non accettiamo l'opinione di tutti quanti. Adesso guardate la mia opinione in questo video sulla gara che ho visto. Se non siete d'accordo, ovviamente potete esprimere la vostra opinione personalissima, tranquillissima, senza esultare, qui sotto nei commenti. Allora, Atalanta lecce 1-0. L'Atalanta di misura col cosiddetto cortomuso, che oggi è frequentissimo chiamare così la vittoria di 1-0, si porta a casa una vittoria importantissima. Si porta a casa una vittoria molto importante perché le fa credere ancora nella zona Champions League, infatti, che dista solo 4 punti in attesa che giochi il Bologna. Allora, Atalanta-Lecce 1-0. Primo tempo, gara equilibrata, una gara molto molto equilibrata, azioni da una parte e dall'altra, ho visto veramente poche azioni nitide, squadre molto imprecise sotto porta, e finisce giustamente 0-0 perché, come detto, il primo tempo non abbiamo visto grandissime occasioni da gol, grandissime occasioni da gol, e si va a riposo sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo viene premiato giustamente il netto dominio dell'Atalanta. Il Lecce non scende in campo con la testa giusta. L'Atalanta domina. L'Atalanta domina, ma segna solo un gol. E momentaneamente al 58esimo la sblocca con Lookman, che quasi di scamacca si mette alle spalle un po' praticamente tutta la difesa del Lecce. Tira meravigliosamente all'angolino basso di sinistra. Non ci poteva far nulla Falcone. E 1-0. Risultato giusto perché premia il netto dominio della Dea nel secondo tempo, che poteva fare naturalmente, che poteva fare tranquillamente, anzi, scusate, non naturalmente, anche più di un gol. Però Falcone ci ha messo nel suo nel secondo tempo ad evitare un passivo più pesante per il Lecce. Allora, il Lecce con questa sconfitta si trova a tredicesimo a 20 punti, a più 7 punti sulla zona salvezza. Comunque sono tranquilli in attesa dei risultati di quelle sotto. Invece l'Atalanta con questa vittoria è sesta a 29 punti, a meno 4 punti dalla zona Champions League, in attesa che giochi il Bologna. Dunque, ragazzi, Atalanta vittoria meritata, nulla da dire, se la sono meritata. Hanno giocato meglio nel secondo tempo e sono partiti a casa una vittoria importantissima che poteva essere anche con più gol, però alla fine basta che si vince. Zona Champions e zona lotta per zona europea attaccantissima, e tutte al momento possono sperare nella zona europea, anche la Lazio che è nona, quasi quasi, anche il Torino che è decimo, la Lazio che è undicesima, il Monza che è undicesima, non esageriamo adesso. Pochi punti separano le squadre che lottano per arrivare in Champions League. Sarà una lotta veramente divertentissima che la seguiremo per tutto il campionato. E speriamo che il Napoli si schiodi da quell'ottavo posto, però vabbè. Il mio post partita di Atalanta-Lecce finisce qui. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate le commentazioni, condivisione e campanellina, cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi vi aspettate, fatele. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, così atalantini, così leccesi e nulla. Io la mia ve l'ho detta, aspetto la vostra qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi, bello.